Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. In questo video vi farò vedere come si fa il taglio giusto per nigiri, usando tutte le parti del salmone. Guardate fino alla fine. Allora ragazzi, questo è un intero di salmone che è già tagliato, già filato, già pulito. Quindi questa è la parte dorsale, dall'altro lato e l'altro lato. Ok? Questa invece è la parte della pancia. Ok, quindi vi faccio vedere il taglio di nigiri che si può utilizzare sia dalla pancia e nel dorsale. Ok, partiamo dalla pancia. Dobbiamo pulire prima, massimo 3 dita, quindi tagliamo un po' di qua. Se dovete notare come spessore, questo va bene. Qua un po' alto, quindi qua un po' più grosso, qua un po' più basso e più piccolo come spessore. Quindi che facciamo? Dobbiamo un po' tagliare di qua. Vi faccio vedere. Guardate, questa è la parte più bassa e questa è la parte più alta. Quindi dobbiamo togliere un po' le carne di qua per essere uguale. Ok, facciamo un po' la carne di qua. Quindi è pronto per fare i nigiri. Ok, facciamo inclinata. Per fare nigiri invece dobbiamo partire nella coda. Questa è la parte nella coda. Se dovete notare la fibra di salmone, dobbiamo tagliare a X, il contro, come si dice. Non dovrebbe tagliare seguendo la riga. Quindi dobbiamo tagliare in questo modo. Tagliamo con la coda. Sì. Vi ripeto, la fibra deve essere X. Ok? Non a seguire. Contro della fibra. Quindi, allora, per fare nigiri, questo no. Faccio vedere. Ok. Da qua. Allora, la larghezza 2 dita massimo, 2, poi la lunghezza massimo 4 dita. Ok? E ragazzi, vi ripeto. Ok. La larghezza dei nigiri 2 dita. La lunghezza 4 dita massimo, massimo. Ok. Quindi continuiamo. L'espessore dipende dai ristoranti come vogliono. Allora, l'espessore si deve, dovete notare più grosso quando ha la carta, quando ho gli occhi più fino. Avete capito? Ok, continuiamo. Poi lo aggiustiamo in questo modo, faccio vedere, per così, allora, lo aggiustiamo in questo modo, così più ordinato, tipo tagliando così, ferma, prendi qua e poggiare così, di nuovo, così, così. Ops. Così, poi così ordinato. Ok? Ripeto, larghezza 2 dita, la lunghezza massimo 4 dita.
Ok. Questi invece scarti li utilizziamo per i ripieni di rose o anche tartare. Ok. Adesso parte nel dorsale. Allora, prima dobbiamo pulire. Per essere preciso dobbiamo tagliare un po' parte nel proprio pepero della schiena dietro. Sì. Lo tagliamo un po'. Poi se dovete notare, questa è la parte dove abbiamo cacciato la spina, le spine, questa qua, capito? Quindi dobbiamo tagliare un po', come in questo modo. Ciao bro. Allora, abbiamo cacciato questa parte qua, giusto per capire se è rimasto un po' di spine. Quindi, allora, per fare i nigiri, allora taglio un po' qua la coda, vi spiego bene. Per fare i nigiri lo utilizzo solo da questa parte, il resto lo utilizzo per il sashimi. Ok, faccio vedere ragazzi. Sempre la larghezza è 2 dita, sempre massimo 4 dita come lunghezza. Ok? Allora ragazzi, questo è il mio preferito per fare i nigiri, ragazzi. Vi ripeto, se dovete notare, la fibra deve essere contro. Ok, questa è la riga, faccio X con il coltello così. Ok, basta, questo è il resto, faccio le sashimi. Allora vi spiego anche l'altra parte della parte della pancia. Pulliamo un attimo di nuovo 3 dita. Ok, questo è un po' più alto, quindi devo tagliare un po' la carne qua. Ok, tutto qua pure. Allora vi spiego, questo è molto importante ragazzi, perché dall'altra parte del salmone, dall'altro lato, quindi se tu lo tagli così, come dicevo prima, la fibra, la riga è seguito dal coltello, quindi non va bene. Prima abbiamo iniziato della coda, adesso dobbiamo iniziare a parte della testa, quindi dobbiamo girare così, così contro nella riga. Ok, avete capito? Ok. Ok. Potete tagliare così in questo modo se siete già bravi. Siete già allenato. Ok. Ok. Poi l'ultimo, sempre dalla parte, dall'altra parte, nella dorsale, ok?
come dicevo prima, utilizzo solo per nigiri la parte della coda. Qua il resto lo faccio lo sashimi. Pulisco un attimo. Ok, quindi tagliamo un po' questo qua. È la stessa cosa, ragazzi. Quando facciamo nigiri, la riga qua è seguito dal coltello, quindi dobbiamo girare anche. Girare in senso che partiamo sempre dalla coda, nel dorsale no, perché qua il resto lo facciamo il sashimi. Come spiegavo prima, la riga è seguito del coltello, quindi non va bene, dobbiamo girare solamente. Come dicevo, la metà dobbiamo prendere per fare i nigiri, perché il resto per fare il sashimi. Okay. Questo per sashimi. Ok, un'ultima cosa vi faccio vedere. Per fare i nigiri utilizzano anche in questo modo, vi faccio vedere, ragazzi. Per esempio, se lasciamo un attimo, ok, perché c'è la parte scura, non va bene. Allora, per fare i nigiri devi fare tre dita e mezzo, ok? Poi questa è l'alternativa che lo potete fare, quindi lo ripeto, massimo 4 dita, dai, diciamo, non più di 4 dita, che brutto. Com'è lunghezza? Ok, quindi per fare i nigiri sempre 2 dita la larghezza, quindi, tagliando in questo modo, così. Ok, per fare i nigiri potete anche usare questa tattica, ok? Chiaro? Ok, ragazzi, spero che avete piaciuto, è stato tutto chiaro. Invece, se volete imparare come si fa il nigiri, trovate un link nella descrizione. E grazie di aver visto questo video, se è stato molto utile, non dimenticatevi di mettere un like, iscrivetevi nel mio canale e attivate il campanello per non perdervi ogni video che uscirà. Grazie e arrivederci.